Fanciulli, questo è il video dello shopping inglese. Anche se non sono andata a Londra, però ho fatto shopping dentro l'aeroporto. Allora vi spiego. Per fare Roma, Toronto, no, scusate, per fare Bermuda, Roma, ho fatto, viaggiando in British, ho fatto lo scalo a Londra e sono stata ben 6 ore. Pensate che tristezza. E ero nell'aeroporto di Gatwick, sì, se non sbaglio. E quindi sono stata lì 6 ore, ho detto cosa facciamo? Andiamo a fare shopping, yeah! Quindi vi faccio vedere le cose che ho comprato nella mia permanenza delle 6 ore nell'aeroporto. E tra l'altro ero in una saletta stupenda. Comunque, alla fine del video vi metterò un pezzettino di video dove vi farò vedere all'interno, cioè gli stand di trucco, che finalmente vi faccio vedere, sono riuscita a filmare gli stand di trucco e poi vi farò vedere anche delle foto proprio che ho registrato, le foto che ho scattato quando ero lì nella saletta nell'attesa delle 6 ore a Londra. Vi metto tutto alla fine del video. Allora, anzi, prima di arrivare a Londra ad alta quota, l'ho visto già all'andata e quindi mi ero innamorata. Ho detto al ritorno devo assolutamente prenderlo. Ho preso questo praticamente nel duty free proprio nell'aereo. Voi quando viaggiate c'è un giornale di fronte a voi sul sedile davanti dove c'è appunto lo shopping che voi potrete fare a bordo. E io ho fatto questo. Ho preso questa trousse di Guerlain. E praticamente ha il blush chiaro, il blush scuro, quattro ombretti. È bellissima, alla fine l'ho pagata su 40 euro col cambio. La confezione è stupenda perché guardate, come tutte le confezioni di Guerlain, sono molto curate nei minimi dettagli. Ed è in velluto. L'aprite, c'è un pennellone per il blush. Non è particolarmente morbido, ma è molto rigido. E poi c'è lo sfumino che non utilizzerò mai, però vedete quanta cura nei dettagli. Ovviamente si paga, cioè si paga anche perché fanno tutte queste cose qua. E nella tasca più grossa c'è la palettina. E la palettina l'ho già distrutta. Vedete, l'ho già distrutta perché l'ho messa nel beauty per andare in Sardegna perché ho usato solamente questa, ho portato solo questa. E quindi con tutte le altre cose, le mollettine, la pinzetta, eccetera, nel beauty mi si è rotto perché non mi andava di portare un altro peso, visto che ogni volta che devo viaggiare con l'aereo sei lì con l'angoscia dei chili, del bagaglio, tolgo tutto il possibile, tutte le confezioni, infatti tutte le cose. E tante cose che vi ho fatto vedere nel video precedente sullo shopping di New York, anzi vi lascio qua sopra il link dello shopping di New York, truccoso. E ho tolto tutte le confezioni perché ho già comprato tantissimo, sia per me che per le mie amiche, quindi già avevano un peso importante. In più, se lasciavo anche le confezioni, avrei sforato sicuramente. Comunque, dentro è molto grande, perché è grande. C'è questo blush chiaro e questo più scuro, questa terra più scura. Vi dico che adesso che sono abbronzatissima, uso questa qua chiara proprio per tutto il viso come se fosse una cipria fondotinta. Cioè per dare un colore naturale al mio viso uso questa su tutto il viso e uso solamente questo qua come blush. Infatti anche adesso lo uso come blush. Sono un po' lucida, o no? Uso questo rossetto che è morbidissimo, che è il numero il Yves Saint Laurent Rouge Volupté, il numero 9, solo che è morbidissimo e ho sempre paura che se ne vada in giro per le rughette, no, che non ho ovviamente. E questi qua sono i quattro colori. C'è questi due colori più chiari, quei due colori più scuri. Questo è un verde dorato bellissimo. Questo è un marrone sempre con delle pagliuzze dorate. Questo invece è proprio un oro. E questo invece è un color carne. Color carne opaco? Sì. E
Questo è un opaco, invece tutti gli altri, questi qua sono tipo glitterati, passatemi il termine, micro glitterini, invece questo qua è più shimmerino. Come punto luce mi piace abbinare questi due insieme perché così ho un chiaro però luminoso. Mi è piaciuta, appunto, in Sardegna ho portato solamente questa qua. Poi, invece, proprio in aeroporto, da Boots, cercavo i pennelli delle Pixie, perché volevo vederli dal vivo e perché non volevo pagare la spesa di spedizione, è solo che non c'erano. Però ho trovato delle cose carine. Ho comprato due smalti Barry M, bellissimi. Questo colore che è pazzesco perché si chiama indigo, ma che strano, io mi sono proprio incantirata da questo colore. Ed è un blu viola, cioè a volte cioè, lo guardate sembra viola, a volte lo guardate sembra blu, è bellissimo. E poi c'è questo colore che sembra proprio un latte menta e si chiama Mint Green, che è il 304, invece questo si chiama appunto indigo, è il 312. E sono due colori bellissimi, Barry M. Poi, sempre di Barry M, ho preso un ombretto in polvere, meraviglioso. Come vedete ho comprato pochissimi ombretti perché ormai abbiamo tutti gli ombretti possibili e immaginabili. Invece questo è un colore completamente inedito, infatti mi butto più che sui blush. E mi è piaciuto subito, è il 98 o il 44, non lo so. Sono tutti e due numeri ed è, a parte che è piccinissima, sembra quasi grande come i campioncini di MAC e se non faccio danni. Allora, la polvere è questa, ve la faccio vedere da, a parte che è proprio a tappo, sembra blu, poi sembra verde, poi sembra viola. Non so se dal video riuscite a prendere tutte le sfumature, cioè in base a come la guardate, io adesso la guardo e sembra viola con i glitterini azzurri fucsia. Poi la guardo così e sembra tutta blu, la guardo così sembra verde, cioè in base a ecco, così sembra verde. In base a come, vediamo se senza far danni riesco a farvela vedere più da vicino. Riesce a cambiare colore. Comunque, ho capito che dalla telecamera i colori sono quelli. Comunque, è veramente una cosa pazzesca. Cioè, il colore di questo ombretto è. Non ho mai visto una cangiancia così da blu, viola, verde in un unico ombretto. I prezzi. Questo sì, questo 4 dollari, 4 franchi, 4 franchi, 4 sterline. Invece poi ho comprato due ombretti cremosi di questa marca che non conosco, si chiama 17 Wild Metallic Eyes. E sono questi ombretti cremosi. Uno è il Wild Green e l'altro è il Wild Purple. Che fantasia. E questi appunto sono gli ombretti cremosi, il viola e il verde. Ovviamente è un colore molto diverso da quello che ho preso della Maybelline. E questo qui è un lillino viola molto carino. Tutti e due glitterati. Questi, sì, questi sono tutti i miei acquisti truccosi londinesi che ho fatto all'interno appunto dell'aeroporto. E adesso vi lascio un po' di foto delle mie 6 ore d'attesa, di quello che ho mangiato e di dove ero, in un posto bellissimo. E poi vi lascio un pezzettino di video che ho fatto proprio per farvi vedere gli stand di trucco che erano all'interno di Boots. Spero di esservi stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle e fanciulli, ciao!
comprato anche lei tre pennelli della Sonia Kashuk. Il primo è quello che vi ho fatto vedere prima, che è questo qua stupendo in setole sintetiche, ed è incredibile perché